Nella notte lungo la strada tra Eboli e Campania, nella provincia di Salerno, due carabinieri hanno perso la vita in un terribile incidente. Le vittime sono il maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, e l'appuntato scelto Domenico Ferraro, di 27 anni, entrambi originari della Puglia, in servizio presso la stazione di Campania. L'auto su cui viaggiavano è entrata in collisione frontale con una Range Rover proveniente dalla direzione opposta lungo la strada statale 19. In fase di accertamento, la dinamica dell'incidente. Sul luogo sono intervenute 6 ambulanze e vigili del fuoco per soccorrere i feriti. I due carabinieri erano sul lato passeggero e sul sedile posteriore, mentre il conducente, un loro collega, è stato trasportato in ospedale a Eboli per le ferite riportate. Dopo l'impatto, la Range Rover ha colpito un'altra vettura guidata da un uomo di 75 anni di Campania, ora ricoverato in prognosi riservata a Battipaglia. Nella Range Rover c'erano una donna di 31 anni e una ragazza di 18, entrambe trasportate all'ospedale di Oliveto Citra per le cure necessarie.